conosciuto Julie perché è stata la fioraia della nostra storia d'amore. Ci ha accompagnato nel nostro percorso, da fidanzati a sposi. È stata una confidente, ci ha sempre supportato e a me mi ha anche sopportato e insomma ha condiviso con me momenti belli, momenti un po' di sconforto e c'è sempre stata. Ci faceva piacere insomma che per coronare tutta la nostra storia ci fosse lei. Facendo questo lavoro la cosa che più mi appassiona e mi rende felice è il rapporto che si instaura con le mie spose e anche con i miei sposi, lo devo dire. Diviene un rapporto di amicizia, di fiducia che continua anche dopo il loro matrimonio. Allora, ho conosciuto Julie probabilmente per caso, nel senso me ne avevano parlato bene amiche che si erano sposate e girando nel delirio per cercare di farmi fare i preventivi sono andata da Julie e top. Sono entrata nel negozio e ho sentito che lei era la fioraia giusta per me. Il fiore ti piace? E io non lo so. E mi ha dato un libretto in mano e io ho cominciato. Questo no, questo è brutto, questo sta in funerale, questo è antico, questo è piccolo, questo è grande. E io veramente non so come ha trovato la pazienza per non mandarmi fuori dal locale. Ma perché sai, volevo questo, però mi piace anche quest'altro, ma poi no. Delirio? E lei è stata super paziente, super carina. Ma ha conquistato perché lei è una forza. Ma tu sai che sei uscita dal negozio di una sconosciuta, praticamente con tipo 10 riviste specializzate. E la cosa bella è che poi in queste riviste ho trovato un bouquet e dal bouquet ho trovato il tema del matrimonio. Oh, mi ha dato i consigli, cioè è stata bravissima, io ci tornerei 10 volte. Le ho chiesto anche una collaborazione. Quindi, cioè solo di partire dalla mia idea e di migliorarla. E lei ha fatto questo. Non ti senti mai inadeguato quando sei con lei? Anche quando sei nei tuoi momenti di fragilità? Magari, immagino ci abbiano tutti prima di un momento così importante. Lei è sempre comprensiva, rassicurante. Se penso a Giuliana, penso ad una mamma, penso alla dolcezza, penso all'affetto e alla disponibilità. È accogliente. Giuliana ha so due braccia aperte e sai che comunque per qualsiasi dubbio, per qualsiasi incertezza, lei c'è. Che è l'unica che riesce a tenere testa a delle spose completamente pazze e ti dà sempre la risposta più adatta alle tue esigenze. Cioè per qualsiasi strana richiesta tu le puoi fare e ti dice sì, ok, la soluzione è questa, stai tranquilla. Se dovessi descrivere Julie, la descriverei come una persona strepitosa, professionale, e una mamma, e per me è stata anche veramente un'amica, e abile nel suo lavoro e soprattutto molto attenta alle esigenze, in questo caso alle mie esigenze. Mi ha veramente supportato e anche sopportato e è veramente una grande donna, una grande professionista. Il modo migliore per descrivere Julie penso sia il suo sorriso, cioè lei ha un sorriso che descrive perfettamente che tipo di persona è, cioè parla da solo. Già quando arriva che ti fa quel sorrisone bello, sincero, già ti mette a tuo agio e ti tranquillizza fondamentalmente, anche perché ha a che fare con persone che non sono tranquille perché si devono sposare. Non ti impone la sua visione, ma ti ascolta, quindi cerca di capire quello che tu vuoi e cerca di accontentarti su quello che tu vuoi, e questo credo che sia importante, perché quel giorno è un giorno tuo che tu ti crei come vuoi, e poi perché ti riesci a accontentare sotto tutti gli aspetti, quindi sotto l'aspetto estetico, sotto l'aspetto economico, e anche quello credo che sia importante, e soprattutto ti ascolta. Oltre a trovare una persona competente e brava nel suo lavoro, che si aggiorna e si insomma, dà tutta la sua professionalità, e c'è anche tanto calore umano e una persona reale che ti sta vicino. Faccio questo lavoro perché mi piace esaudire i loro sogni. Mi sento una sposa di Julie, mi sento rappresentata da Julie e sono contenta e sono veramente felice
che Giulia sia sempre partecipe delle nostre emozioni, della nostra felicità. E spero che sia così sempre.